Noi studenti dell'Istituto Tecnico Agrario Giovanni Dalmasso di Pianezza abbiamo deciso di realizzare un documentario sui prodotti a chilometro zero. Abbiamo preso telecamera e microfono e siamo andati ad ascoltare produttori e consumatori. Guardate! Chi ci dice che le uova che compriamo siano davvero di giornata? Come facciamo a sapere se il latte che beviamo sia davvero preso da mucche sane? Di chi ci dobbiamo fidare? Perché acquistare l'insalata che cresce ad esempio in Lazio piuttosto che comprare quella coltivata sotto casa? Tutte queste domande hanno portato le persone a preferire prodotti locali, quelli a chilometro zero. Ma è vero che i prodotti a chilometro zero sono migliori di quelli del supermercato? Lo abbiamo chiesto ai clienti del mercato a chilometro zero di Alpignano. Perché preferisci acquistare prodotti a chilometro zero? Perché sono cliente abituale, sono cliente fissa e poi perché comunque credo nel chilometro zero. Perché almeno sono sicura che mangio roba della mia terra. Perché penso che siano più genuini. Un rapporto qualità-prezzo che direi ottimo. È perché è più vicino. Non devo fare chilometri. Ma chi sono invece i produttori a chilometro zero? Ciao, sono Vittoria, ho 25 anni, io lavoro da un annetto con mia mamma e abbiamo aperto un'azienda agricola. Io sono Andrea Chiabrando di Pinerolo, ho 26 anni e faccio produttore frutticolo. Io faccio i mercati, vendo tutti i formaggi di capra di nostra produzione, che abbiamo un'azienda agricola con un 130 capre più o meno. Mungiamo e poi trasformiamo noi tutto il latte e lo vendiamo ai mercati e ai negozi. Cosa crede che cerchino i clienti che vengono a comprare in questo tipo di mercato? La qualità. Hai un rapporto con chi ti sta vendendo, cosa che ormai nei supermercati non esiste. Per di più, se non sei tanto fiducioso, c'è sempre la possibilità di venire in azienda e puoi riscontrare la verità del prodotto. Diciamo che la gente preferisce sì la qualità, anche il prezzo e anche il prodotto locale, però guarda molto il prezzo, quindi la vendita è sempre in calo. Per acquistare un prodotto che cosa guarda? La bellezza, la qualità o il prezzo? La qualità. Il prezzo anche, ma è relativo, meglio la qualità. Qualità e prezzo. La bellezza mi interessa poco. La qualità, il prezzo e la bellezza. Beh, è ovvio che l'occhio, anche l'occhio vuole la sua parte, quindi se è bello è meglio. L'importante è che sia prodotta vicino a casa. Però non sono gli unici che abbiamo sentito. Abbiamo intervistato anche due produttori vicino alla nostra città, Marco Dell'Erba e Marco Franchino. Sentiamo anche loro. Ho iniziato a fare questo lavoro perché mio nonno aveva una piccola azienda agricola a conduzione familiare, principalmente basata sull'allevamento di animali. Sono laureato in agraria, ho fatto i vostri stessi studi, sono quindi anche perito agrario, ho 32 anni e sono il titolare della fattoria del gelato. Io mi sono trovato a non poter più fare un allevamento di bovini perché l'azienda era troppo piccola per i nostri tempi e allora ho puntato sul fare una produzione più intensiva per sfruttare la terra che riuscisse a darmi un reddito secondo me decente. E nel momento in cui mi sono laureato, diciamo che la città di Pianezza si stava ingrandendo moltissimo in quei momenti e per cui abbiamo deciso di appunto provare a fare il gelato perché il formaggio lo facevano già in tanti, il mercato del latte è sempre stato un pochino in crisi e per cui abbiamo deciso di trasformare il nostro prodotto in gelato. Siamo più che soddisfatti di quello che stiamo facendo, siamo fattore didattica, abbiamo più di 5.000 bambini all'anno che vengono in gita. Metodo di produzione facciamo sia in pieno campo che in serra. Quello che si può fare in pieno campo lo prediligo, diciamo, per comodità e comunque
riduco, abbatto dei costi, quindi se riesco tante cose le faccio fuori. Produciamo un prodotto che costa relativamente poco, perché un gelato lo vendiamo 2 euro e abbiamo uno spazio, cioè la nostra azienda è collocata molto vicino alla città, per cui fin dall'inizio abbiamo avuto la fortuna di lavorare molto bene, ecco. Io cerco di produrre tutto quello che può essere prodotto, diciamo, nel nord Italia. Naturalmente alcune cose vengono bene, altre cose non riusciamo a farle. Stiamo cercando comunque ogni anno di migliorarci e di aumentare il numero delle produzioni. Con il minor impatto possibile, quindi meno trattamenti in assoluto, non dico biologico perché io non la vedo così, però cercando di fare una lotta integrata molto molto ben fatta. Cardine di chi produce un alimento deve essere la qualità assolutamente altissima. Se decade il punto di vista della qualità, insomma, siamo spacciati. Ecco, dobbiamo produrre qualcosa che deve essere assolutamente più buono rispetto ai prodotti che possono arrivarci dall'estero, e per cui la qualità è indiscutibile. La qualità e la genuinità dei prodotti è importantissima, fondamentale, però viaggia di pari passo con la freschezza dei prodotti. Noi vendiamo dei prodotti che sono molto deperibili facilmente e quindi bisogna cercare di venderli il prima possibile da quando sono stati raccolti. Se si è veramente a chilometro zero, è molto semplice raccontarsi, nel senso che qui da noi si può entrare in cortile, si possono vedere tutti gli animali, si può capire senza grandissime spiegazioni che siamo dei produttori di latte. È il discorso di migliorare la vendita a chilometro zero, di insegnare alla gente a comprare la roba a chilometro zero. Io ho iniziato praticamente producendo e dando in conto vendita la roba al mercato generale, all'ingrosso. Poi poco per volta mi sono spostato sulla vendita diretta e oggi, per riuscire ad avere abbastanza roba per la vendita diretta in tutto l'anno, ho dovuto prendere un posto al mercato generale, personalmente io con Coldiretti, dove vado a vendermi la roba, così la valorizzo al meglio. Sono molto interessanti questi mercati settimanali di Campagna Amica della Coldiretti. Stanno cercando di sfruttare una sensibilità sempre maggiore da parte del consumatore che cerca una sicurezza dal punto di vista alimentare di ciò che sta mangiando, viste le notizie che arrivano un po' dai vari alimenti che possono essere frutta e verdura, quindi dagli allarmismi. E quindi penso che questo filone sia molto interessante, soprattutto perché ha una cadenza settimanale che può far sì che il cliente possa affezionarsi al produttore. Ecco. Il primo giorno ho iniziato mettendo un cartello sulla strada e mentre andavo avanti nei miei lavori, perché ero da solo a lavorare, quindi avevo sempre da fare, è arrivata una macchina ed è stato il primo cliente. Di lì in avanti, il primo anno naturalmente pochi clienti, comunque non c'era lavoro per tanti, oggi abbiamo la dipendente per aiutarci a vendere, c'è anche mia moglie, siamo in tre. Il passaparola per me è stato importantissimo perché non ho effettuato nessun altro tipo di pubblicità e quindi ho puntato tutto sul passaparola, soprattutto perché è cresciuta la mia azienda con i clienti. Penso che una volta prodotti gli ortaggi sia poi appunto molto interessante la distribuzione, che deve essere fatta in una maniera molto attenta, accurata, e magari andare al di là del solito mercato che ci può essere settimanale in paese, quindi cercare magari di trasformare il prodotto. E già un piccolo passo in avanti possa essere stato fatto con i GAS, che sono questi gruppi di acquisto solidale, e quindi permette a molti nostri colleghi che hanno delle grandi quantità di magari di verdure, magari di qualsiasi prodotto che
rischiano di magari avere dei problemi di conservazione. Ecco, in quel sistema lì si riesce a vendere una grande quantità ad un prezzo che magari è conveniente sia per chi vende che per chi compra. L'esempio del latte, noi produciamo latte, lo stiamo vendendo a caseificio a 30 centesimi, il consumatore lo compra al supermercato a 1,60 euro, 1,70 euro, insomma quell'euro 30 lì pesa tanto per noi, per cui se si riuscisse a limitare il più possibile la parte che viene, diciamo, rosicchiata dall'industria, potrebbe essere un bene sia per chi compra ad un prezzo un pochino più basso, sia che per chi vende, perché magari riesce a realizzare qualcosina in più, ecco. Diciamo che la maggior remuneratività potrebbe permettere di fare degli investimenti e quindi magari, che ne so, maggiori investimenti significano anche maggiore occupazione o magari invenzione di prodotti diversi e insomma è tutto un giro, ecco. Sarebbe importante cercare di aumentare la filiera del chilometro zero in ogni regione, soprattutto per noi che abbiamo la fortuna di avere Torino, che è una grande città che ha risposto benissimo al discorso del chilometro zero e apprezza molto la qualità. Stanno lavorando, la Coldiretti sta lavorando per questo e ci stiamo muovendo sicuramente in quel senso. I prodotti a chilometro zero sono genuini, freschi e soprattutto non vengono utilizzati né camion né aerei per il loro trasporto. Un bel risparmio per il pianeta, non credete? Più prodotti a chilometro zero, meno CO2!